Villa Policreti al Castello di Aviano, ancora una volta invasa dall'arte e dalla bellezza in occasione dell'inaugurazione della terza collettiva internazionale denominata Il Cuore degli Artisti ad Aviano per colorare il futuro, che si terrà dal 23 aprile e resterà aperta fino a maggio. Una settimana all'insegna dell'arte dove non mancheranno le premiazioni dei partecipanti con ricordi d'alto prestigio. Giorno 23 sarà infatti la giuria composta da esperti d'arte sia italiani che non a esprimere un voto agli artisti per ciascuna settimana. Ritorna quindi una mostra dalla grande personalità del mondo culturale artistico alla presenza, oltre alla curatrice Nicoletta Rossotti, anche del sindaco del comune di Aviano, Ilario De Marco Zompi, ed altre figure del mondo politico, scolastico ed artistico. Inoltre la madrina della collettiva, Maria Grazia Cianciulli, e la giornalista Eleonora Sacco, unitamente al sindaco di Aviano, consegneranno ad ognuno dei vincitori di sezione il premio consistente in una preziosa opera in ceramica di Caltagirone realizzata dal maestro Salvatore Brancaleone. Le opere della collettiva saranno inserite nel secondo volume dell'enciclopedia La nostra storia e tutto il materiale foto-video sarà messo a disposizione dei partecipanti degli enti patrocinati per la divulgazione dell'iniziativa. La collettiva d'arte potrà anche contare sulla presenza di numerosi artisti provenienti non solo dall'Italia, ma anche da altre nazioni che già in passato hanno mostrato interesse per le iniziative intraprese dall'associazione. Per me è un tributo all'unità dei popoli nel segno dell'arte e della creatività, sottolinea soddisfatto il maestro Roberto Guccione. La mostra tornerà a presentare artisti di varie nazionalità e generazioni, nonché differenti linguaggi, superando le barriere, gli ostacoli e le divisioni. Più unisce la contemporaneità alla storia. Il risveglio artistico-culturale post-Covid parte anche da questi eventi culturali all'insegna della solidarietà e della fratellanza. Esprimo vivo apprezzamento per questa collettiva che ha dato lustro alla nostra città, afferma il sindaco di Aviano, Ilario De Marco, attraverso degli artisti che con genialità e destrosità hanno colorato di bellezza la nostra comunità e mi auguro che tale collaborazione possa continuare negli anni. La manifestazione sarà presentata, come detto, dalla giornalista Eleonora Sacco e tra gli sponsor dell'evento anche Canale 74.